Salve a tutti, friends, dal vostro Corrado Esposito Personal Trainer. Eccoci qua, ragazzi. Siamo a venerdì sera, sta per finire un'altra settimana e sostanzialmente vado a parlare un po' dell'esperienza perché è stata una settimana veramente terribile, difficile. A livello fisico non sono stato bene, ho avuto diversi giorni la nausea, ho avuto diversi giorni lo stomaco gonfio. Non c'era una vera motivazione perché a mangiare ho mangiato bene, diciamo, non ho esagerato in nulla, però evidentemente c'è qualcosa che ho mangiato che non mi ha fatto stare proprio bene. Detto ciò, mi sono allenato pure male perché purtroppo non sono riuscito ad allenarmi nel miglior modo possibile. Ieri dovevamo andare a fare la spesa, praticamente non faccio cardio, l'ho fatto lunedì, martedì e mercoledì, 3 giorni di seguito. Come l'ho fatto il cardio? Ho fatto un primo giorno 2 minuti di HIIT, 2 minuti di pedalata molto veloce con la cicletta, 1 minuto di riposo, l'ho fatto per 35 minuti. Il giorno dopo ho fatto, mi sembra, 3 e 1, 3 minuti di spinta, 1 di riposo. E sostanzialmente l'ultimo giorno ho fatto, che sarebbe l'altro ieri, ho fatto 40 minuti di spinta continua. Ieri non mi sono allenato perché dovevamo andare a fare la spesa, avrei dovuto fare il video della spesa che farò inizio settimana prossima. Purtroppo sono andato sotto l'acqua per fare la doccia, non usciva l'acqua. Non sono riuscito a farmi la doccia, si era bloccata la caldaia, poi è ripartita e la spesa non l'ho fatta e il cardio neanche. Oggi idem. Ci stavano le prove della Formula 1 e quindi non sono riuscito a intersecare la sessione di cardio tra le due prove e quindi mi toccherà farlo probabilmente domani e sarà solo la quarta sessione settimanale. Io volevo provarne a fare 5 questa settimana e non è stato facile. A livello mentale, ragazzi, mi sto un po' scendendo perché chiaramente il lavoro è duro, è importante, bisogna lavorare continuamente e le energie sono poche. Tante volte ti senti scoraggiato perché, come stasera state vedendo questo video, ma devo fare anche altri video, devo continuare a fare anche altre cose per il lavoro di YouTuber su altri canali. È una settimana dove sono accadute le cose, problemi con dei canali che ho, situazioni che non mi sono piaciute, cioè mi hanno fatto scendere molto mentalmente a livello d'energia. Con i pesi mi sono allenato solo 2 volte, ho fatto il primo allenamento per spalle e tricipiti, tutto in superset. Secondo allenamento, i pettorali. Ora mi devo allenare, non so neanche cosa fare, probabilmente farò un triplo superset, anzi un quadruplo superset, cioè 4 esercizi affilati per le gambe messi insieme. Raga, sono stanco. Sono stanco, si inizia a far sentire la dieta, si inizia a far sentire la stanchezza, perché ho fame di continuo, mi sono riuscito a tenere. Non avendo fatto la spesa, non ho potuto prendere anche tutti quei prodotti tipo Aerospin, proteici, che comunque ti aiutano a attutire la fame, e sono stremato. Sono stremato a livello mentale, non ho voglia di allenarmi, non ho voglia di correre, non ho voglia di fare nulla. Ho solo voglia di mangiare. Domani viene proprio il mio soccorso, la giornata di sgarro che documenterò come sempre. Perché, ragazzi, sono stremato. Tra le tante cose ho comprato la Nutella, la vedo là dentro lo scaffale, mi sento male. Sono stremato e domani devo cercare perlomeno di mangiare bene per stare in forma. Perché, ragazzi, poi quando anche c'è la Formula 1 io devo fare un certo tipo di lavoro sugli altri canali. Mi sento devastato. Mi sento devastato e in situazioni problematiche. Però va bene perché voi mi direte: Corrà, l'hai scelto tu. Sì, lo so, io devo dimagrire e mi devo riportare ai 90 kg. Perché ho la pancia, perché ho i fianchi, ho tagliato i peli su tutto il corpo, diciamo, a parte le gambe, la parte superiore. Devo dire che il lavoro è stato fatto. Vedo che si iniziano a vedere gli addominali, i fianchi si assottigliano, però siamo ancora lontanissimi dalla forma che voglio ottenere. C'è anche da dire, raga, che sto in una forma in linea con quello che mi aspettavo dopo un mese e qualche giorno. Domani faremo la pesatura, ho paura di non essere sceso di peso, questa è la paura più grande. Non è la bilancia, ragazzi, perché io se mi ci metto in una settimana perdo 5 kg se voglio. È l'impatto emotivo. Se peserò come la settimana scorsa e non sarò sceso di peso, allora mi devo fermare, mi devo sedere un attimo e devo rivalutare l'allenamento perché non ha senso. Qua l'obiettivo è scendere di peso e pure veloce, perché io voglio andare in giro quest'estate con un fisico secondo le mie esigenze.
Sono stanco, purtroppo queste sono cose che io vi dico e questi video li faccio perché chi fa diete come me oppure chi vuole intraprendere una dieta almeno sa cosa gli aspetta. Poi vi dico, non siamo tutti uguali, eh. Sarei folle nel dirvi che tutti quanti che intraprendete una dieta siete come me. No, magari voi riuscite a attutire meglio la fame, riuscite a sentire di meno il morso allo stomaco. Questo io non lo posso sapere. Io sono uno che ama mangiare e che quando non mangia non si sente bene. A livello mentale faccio un lavoro che richiede tante energie, più mentali che anche fisiche, perché comunque poi ci mettiamo anche tante attività fisiche che faccio, e richiedono tante energie, e perciò ragazzi non è facile assolutamente. Gestire il tutto con serenità non è facile. Sto facendo il mio lavoro al meglio, vedremo adesso che finiranno tutti gli integratori di rifare un ordine, ma scegliendo le cose buone, le proteine, le prendo, riprendo queste proteine qua perché sono state buone. Però vedremo, ragazzi, il bruciagrassi non mi è piaciuto più di tanto. Vedremo quali sono le alternative. Però sono stanco. Per la prima volta in tutti questi mesi mi sento veramente stanco. Mi sento veramente provato a livello fisico e mentale. Non vedo l'ora che arrivi domani, ma già ho paura per domani notte quando saprò che è finita la giornata di sgarro e devo aspettare un'altra settimana perché mi sento male. Però per sicurezza ho messo due pizze surgelate in congelatore. Se domenica sera mi sento spossato, mi faccio fare la pizza, ragazzi, non posso fare nulla. Faccio un piccolo ring click e poi Dio prega. Perché io quando c'è la Formula 1 i fine settimana, voi lo sapete. Chi mi segue sugli altri canali devo fare 27 live. Stare in live, ragazzi, è stancantissimo. Perché tu sostanzialmente devi parlare di continuo. Fai la live di un'ora, devi parlare un'ora. Fai la live di 2 ore, devi parlare 2 ore. Non ho modo di stare zitto, perché se sto zitto io, la live che senso ha? E questo mi stanca ancora di più, perché parlare sembra una minchiata, eppure non vi rendete conto di quanto sia stancante parlare di continuo. E lo faccio dalla mattina alla sera, tra i video e le live. E questo è molto, molto, molto importante. Parlare, parlare, parlare leva energie sostanzialmente. Ora mi devo allenare, ho mangiato, prima sono mangiato il riso, la carne, l'insalata. Faccio fatica a mettermi sotto i pesi perché ho paura che me ne calo. Come si può affrontare tutto ciò? Niente, ragazzi, con la motivazione. Mentalmente voi dovete inquadrare l'obiettivo e dire voglio arrivare a quell'obiettivo. Niente mi può fermare. Vedete video motivazionali, mettete musica da palestra seria. E quello vi aiuta sicuramente. Io adesso metterò tutto ciò in atto per allenarmi questa sera perché non posso stare fermo. Stare fermo per me significherebbe cedere e non continuare a seguire la tabella di marcia. Non esiste. Ieri sera non mi sono potuto allenare perché erano le 9 e qualcosa, pensavo ora mi alleno. Purtroppo cosa è accaduto? Avevo già promesso a un team di ragazzi con cui corro virtualmente che avrei gareggiato con loro. Quando mi sono reso conto che dovevo gareggiare, gli ho mandato un messaggio al responsabile, mi ha detto sì, stasera è, anzi muoviti che stiamo per iniziare. Vedete ragazzi, mi si è divagata completamente la serata. Mentalmente già sono uno che si dimentica le cose facilmente. Io mi ricordo cose successe 20 anni fa, 30 anni fa, non mi ricordo quello che ho fatto 10 minuti fa. E vi dico che con la dieta sto ancora di più accentuando il dimenticarmi le cose. Mai avrei immaginato che era ieri la gara. Infatti non ho avvertito nessuno, sono partiti in live che già stavano in atto delle prove, quindi pensate un po' voi. Perciò mi devo un attimo riprendere, devo un attimo capire cosa sto facendo, devo un attimo fine settimana, domenica, nonostante ci saranno ben due live, devo capire come impostare il lavoro perché da lunedì vado a fare la spesa, Eurospin, ricomprerò tutti i prodotti che mi possono aiutare a livello proteico e poi ragazzi niente, si riparte settimana prossima, sarà una settimana decisiva. Ripeto, speriamo che sia sceso qualche altro chilo, però è dura. Vedendomi allo specchio non ho questa sensazione. Mi rendo conto di essere sceso parecchio dall'inizio, ma non ho la sensazione di essere sceso ancora. Ma non mollerò. Ora allenerò le gambe, vedremo di piazzare un allenamento tra sabato e domani e dopodomani. Sarebbe bello fare anche un circuitino funzionale, pure solo per la parte superiore del corpo, di 7-8 esercizi da fare velocemente per continuare a bruciare grassi. Vedremo, vedremo cosa accadrà. Ad oggi vi dico. Sto avendo dei problemi, sto avendo tanta fatica nel realizzare quello che prima realizzavo più facilmente. Prima il venerdì arrivavo, ma stavo tranquillo. Adesso, oggi ho proprio l'enfasi di dire ho fame, vorrei mangiare. Può accadere, è normale che accada, soprattutto se voi pesate tanto e mangiate poco. Fa parte del programma di snellimento. Fatemi sapere che ne pensate, ci vediamo nei prossimi video.
Oh.